sì, se qualcosa ci sentiamo domani. Ah, bocca al lupo, bocca al lupo. È vero che... Va bene, tranquilla, bocca al lupo. Ciao, ciao. Lo posso dire? Allora, sta c***o. Ciao o no? No, calma. Questo in tutte le startup, come ripeto, sono i down che vengono 10 volte al giorno. 10 volte al giorno ti vengono i dubbi. Ho sbagliato tutto, il mio mercato non esiste, non me lo comprerà mai nessuno. Questo è normale, secondo me. Però dentro di te c'hai questo fuoco che ti porta comunque a superare questi elementi, questi momenti di down. Attualmente su Mopup ci sono 10 persone che lavorano sul prodotto, sullo sviluppo. Stiamo assumendo e stiamo ampliando l'organico, soprattutto a livello internazionale, per la parte di sales. Abbiamo più di 2000 aziende che stanno utilizzando il nostro servizio. Questa è un'altra cosa che, ad esempio, c'è poco nella nostra cultura, cioè quando hai imparato qualcosa devi trovare il modo per poterlo condividere con altri, per far crescere tutto l'ecosistema intorno a te, perché più l'ecosistema è alto, più ne benefici. Quindi non è questione di essere il buon samaritano, ma se riesci a far sì che tutto l'ecosistema intorno a te si alzi, tutti ci alziamo, no? Alla fine, diciamo, girando un po' per tutta Europa, alla fine in realtà abbiamo avuto un partner industriale che conoscevamo già da tempo, che è Crif, che ha sottoscritto completamente l'investimento che cercavamo, che era di 1,5 milioni di euro. Ma quello che dico è, di solito, trovare altri compagni, diciamo così, di percorso e provarci comunque a mettere in piedi un qualcosa di piccolo. Non c'è bisogno di essere chissà che cosa, appunto, c'è bisogno di avere uno spazio dove poter sviluppare le proprie idee, che può essere veramente la propria camera o il proprio appartamento condiviso con altri. Bisogna assolutamente sporcarsi le mani. Come i bambini imparano cadendo, tu devi imparare sbagliando. E quindi come puoi sbagliare se le cose non le fai? E se non sbagli non impari, se le cose non le fai non puoi sbagliare, quindi devi buttarti lì, rimboccarti le maniche e fare. Infatti quando sbagliamo è il momento in cui impariamo di più, ma in tutti i settori della vita, cioè dall'amicizia, dall'amore, e lì quando si sbaglia si impara. Cioè Bologna deve diventare come Berlino, può diventare assolutamente come Berlino, manca un hub, manca un posto dove le persone si possono incontrare. E quindi è questo che crea i network. Il scenario c'è, perché in Italia ci sia un attimo una spinta nuova a creare un ecosistema delle startup. Fondamentalmente è questo quello che manca in Italia. Cioè in Italia abbiamo le competenze, abbiamo talento, abbiamo creatività, ci sono anche i soldi in realtà, per cui i soldi per finanziare le startup ci sono. E se fai questa domanda io non posso che sparare altro, cioè noi dobbiamo conquistare il mondo e Mopup diventerà per tutte le aziende l'unico strumento efficace per monitorare il proprio mercato, e non solo mobile ma anche gli altri mercati digitali. Quindi questo è sicuramente dove vogliamo arrivare. Un'impresa globale con sedi in tutto il mondo, dove tutte le aziende utilizzano i nostri servizi.